Sergio Molise questa sera fa tappa a Castel del Giudice per il Festival Internazionale degli Artisti di Strada, il Castel del Giudice Baskers Festival. Ma godiamoci insieme questo grande spettacolo. Passa scampagnando per Tuleda, con meno a papasa fa guarda. Tu fa americano, 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 con la mecchia fa papà. Se bevi un whisky e soda, non ti senti di stupare. Tu a pallone, però, tu giochi a baseball, ne soldo becca me, chi te li dà la possessa di mamma. Tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, se da me non c'è sta niente a fare. Ok, napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Si tu la parla mi c'è americano, quando sa parla ancora sotto la luna, come da me non capiti alla più. Tu parla americano, 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 che da me che lo fa fare. Tu arriva alla moda, ma se bevi un whisky e soda, quando siete disturbati. Michele Roscica, è stato lui ad aprire la seconda edizione del Castel del Giudice Baskers Festival con un repertorio soprattutto di musica napoletana, insomma aveva bisogno di un'orchestra, lui l'orchestra se l'è montata addosso. Più o meno sì, sì. I brani che hai appena sentito sono brani comunque napoletani sì, ma a carattere internazionale, nel senso che sono state anche eseguite da grandi jazzisti o grandi orchestre sudamericane, per cui a me piace personalmente dare anche informazioni alle persone di quello che la canzone ha fatto negli anni passati, non è solo la canzone in sé. E, vabbè, cerco di portare questo, a parte il movimento, la gioia, il coinvolgimento, il salottino. Racconta un po' di storia, ecco, tra una canzone e l'altra, questo ha fatto anche con il sorriso. Pensiamo alla Tamurriata Nera. Ah sì, quella la faccio perché funziona, però in realtà anche per dare merito poi alla seconda parte di questo signore che si chiamava Eugenio Pragliola, che era un cantastorie. Vabbè, questa è. Si è esibito in un piccolo paese del Molise, Castel del Giudice, come si è trovata, che accoglienza è stata, che pubblico ha trovato? Ma il pubblico era attento, caldo e bello, insomma un bel pubblico. E poi il paesino è piccolo, ma sono abituato ad andare anche in paesi più piccoli di questi con meno gente. Qui ce n'era tanta questa sera e è iniziato bene il festival. Ovviamente parliamo di lei, non abbiamo detto la cosa più importante, abbiamo fatto solo questo accenno all'orchestra, chiaramente ci vuole talento per portare in piazza questa musica, ma anche un pizzico di genialità, suonare 7-8 strumenti contemporaneamente non è semplice. Come nasce questa idea? Ci parli un po' di questa orchestra portatile. Beh, devo fare un sunto perché la storia è lunga. Vabbè, nasce per giochi, io sono burattinaio e un giorno mi sono cimentato con più strumenti. È nata questa cosa, l'ha portata a un festival importante italiano, che è Mercanzia Certaldo in Toscana. La cosa ha funzionato e da lì poi mi hanno chiamato in varie situazioni e mi sono trovato da burattinaio, che sono ancora burattinaio, a fare l'uomo orchestra. E ispirato poi soprattutto da Totò, ce l'abbiamo nel sangue, ma comunque è un mestiere vecchissimo. E colgo l'occasione per fare un saluto a Barnelli, che da pochi giorni è scomparso, di Otto e Barnelli. Quindi, beh, che stè. Poi chiudiamo col gran finale con il blues, un'altra passione. Sì, quello cerco sempre di chiudere con il blues perché ci tengo, piace a me, per cui me ne vado con più rincuorato. No, le canzoni napoletane mi piacciono, il blues c'è una passione. Quello le uso più per i locali, per i locali, situazioni più giovanili, ma in piazza vanno bene quelle napoletane.
L'anno scorso le prove generali è andata bene, quest'anno prima vera edizione del Castel del Giudice Baskers Festival, si raddoppia due serate con gli artisti di strada, già un bel movimento qui a Castel del Giudice, segno che insomma avete colpito, centrato in pieno l'obiettivo. Sì, l'anno scorso la curiosità, quest'anno speriamo una conferma. Il fatto che il nostro piccolo comune vuole scommettere sugli artisti di strada, quest'anno abbiamo anche aggiunto il cibo di strada, quindi maggiore capacità attrattiva per questi due giorni all'insegna dell'allegria ma anche del buon gusto. Ecco, parliamo proprio di queste novità, come nasce quest'idea a partire intanto dal Festival degli Artisti di Strada, poi ecco dallo street food che va di gran moda in questo periodo? Ma è stata anche una coincidenza, nel senso si cercava qualcosa di particolare, di innovativo, di nuovo e che incuriosisse un po' il territorio. Abbiamo avuto un incontro fortuito con il direttore artistico di Ferrara che ci ha proposto la possibilità di agganciarci al grande festival, il più grande festival di artisti di strada che si fa in Italia a Ferrara dal 16 in poi, e quindi facciamo sempre un prologo del grande festival del basket che si fa a Ferrara ogni anno. Poi quest'idea dello street food. Eh sì, perché bisogna completare l'offerta. E quindi in questo caso artisti di strada, cibo di strada, molisano, tutti i prodotti, quasi prodotti molti molisani, anche per dare un contributo al territorio, quindi ai prodotti del territorio. Francisco Rojas, in arte Divinez, viene dal Cile, hai entusiasmato tutti in questa piazza, prima nell'altra piazza con lo spettacolo insieme a un tuo amico, adesso qui con la ruota, con i cerchi, insomma uno spettacolo molto bello ma anche difficile da fare. Come è nata questa idea? Questa idea è nata a Canada, l'ho visto proprio a uno che l'ha reinventata, si chiama Daniel Sir. E mi è piaciuto subito questa disciplina e ho imparato così veloce, perché quando lo fai così con il cuore, quando hai una passione, vai veloce. E anche vengo della ginnastica artistica, quindi dopo di un anno ho imparato a fare un spettacolo e adesso sto lavorando tanto con questo show. La passione adesso ti ha portato a diventare un artista di strada, cosa c'è di bello in questa attività? Girare il mondo, cos'altro? Artista di strada per me, come ho detto prima, è una passione, perché puoi girare il mondo, puoi anche imparare tante lingue. Prima non parlavo così l'italiano, anche parlo il tedesco, parlo l'inglese, parlo lo spagnolo, e questo è la vita, che vai avanti, fai il spettacolo, conosci tanta gente come questa, bella gente, una bella energia, e questo ti fa piacere per andare più avanti, imparare più cose e fare tante belle cose con la gente, perché la interazione nella strada è importantissima, perché la gente ha bisogno di guardare qualcosa anche in strada, gratis. La gente ti può anche giudicare se le piace o no, magari non piace, è una critica costruttiva per andare più avanti, per imparare, sempre puoi imparare. E la strada mi sembra che è il posto apto per farlo. Parli bene l'italiano, hai girato molto l'Italia, adesso sei qui in Molise, Castel del Giudice, come ti stai trovando qui? È la mia prima volta qua in questo festival, e le piazze sono bellissime, tanta gente, e prima il pomeriggio non c'era nessuno, adesso è pieno di gente, e sì, sono contento, la gente ha una bella energia, mi sembra che è abituata a guardare spettacoli di strada, perché vengono subito, partecipano. È qualcosa di bella, sono veramente
perplesso con questa gente carina.